Sono stanchissimo. E vedi quanto perché non dormo. Comunque, ciao a tutti. Io ho già tenuto un paio di conferenze riguardo il motore di Perrine. Non so se lo conoscete. Praticamente è un motore molto semplice che funziona a magneti. Il trucco, forse l'idea geniale è quella. Ok, allora il trucco, l'idea geniale è quella di mettere praticamente i magneti in contrapposizione a una certa angolatura, incastonati dentro delle bussolette in grafite pirolitica, che però purtroppo non sono pure riuscito a trovarli o trovarle. Va bene. Ok. Si sente così? Ok. Io ho scritto a quattro fornitori, ma chi non va a valutare, chi non si sa bene il perché, insomma, non riesco a trovare questo materiale. È un vero peccato perché il prodotto è quasi finito e mi manca solo. Com'è? Cosa cerca? La grafite pirolitica. Se usa il bisnudo che costa di meno. Va benissimo. Per il quale posso dare il link in formato di fornitore. Guarda, mi trattengo dal baciarti perché se no non lo farei. Dopo mettiti in contatto con me perché ho bisogno di 6 metri di diametro di 30 mm. Comunque queste sono cose tecniche, le possiamo vedere dopo. Allora, io ho portato un pezzo del motore, là ci sono altri pezzi ovviamente, per rendervi reale, perché con le parole io ho sempre trovato una gran difficoltà, perché posizionare nella mente un'idea di un funzionamento meccanico, se non si ha una certa... non dico elasticità, però se non si ha un po' di esperienza riguardo è difficile capire, no? Ed è un vero peccato perché io vorrei rendermi comprensibile. Comunque. Okay. Allora, questo è una ruota fondamentalmente, niente di difficile, in cui sono stati fatti dei fori per incastrare dentro i magneti, i quali magneti messi in antagonismo, polo nord, polo nord, polo sud, polo sud, caratterizzati da una certa angolazione, riescono ad imprimere il movimento. Ma il problema qual era? Che un magnete prende e dà, quanto dà prende, però c'è un metodo per imbrogliarlo e ottenere quindi un moto, che è quello di rivestirlo di bismuto, che è semplicemente un metallo, giusto? È un metallo? Sì, ok? Sì, o la grafite pirolitica, che però io non sono riuscito a provarlo. Sono riuscito a contattare un fornitore dei magneti e altri, non fornitori ma persone esperte, e qui c'è una confusione terribile, perché ognuno dice la sua e non si capisce perché non ci si debba mettere d'accordo su che cosa potrebbe essere giusto o sbagliato riguardo a queste cose. C'è molta disinformazione perché i nostri politici, signori miei, non vogliono che una persona o più persone in una determinata area risolva la richiesta energetica, perché altrimenti loro non vi possono, non dico provaccia, capite? Ecco la roba lì. O anche peggio, hanno inventato, abbiamo sentito durante la conferenza vari aspetti, no? Di come veniamo trattati, di come veniamo informati. La televisione ci ha veramente reso degli schiavi, perché la televisione, io devo dire che ho fatto veramente un grande studio su questa scatola che rende imbecilli, perché è ipnotica. Sapete perché l'ipnosi funziona? Perché è a flusso unico. Quando una persona continua a ricevere comunicazione in andata e non ha la possibilità di rispondere, perde in quella misura la sua capacità di intellegere quello che gli sta accadendo e quindi diventa uno stupido. Loro usano questi sistemi, ma non solo la televisione, per l'amor di Dio, droghe, medicinali, droghe legali, di tutto stanno facendo, perché noi diamo fastidio. Loro vogliono che noi lavoriamo, stiamo zitti, produciamo e basta. Ma noi siamo esseri umani, caspita, non siamo animali. Ma anche se fossimo animali, porca miseria, non è neanche diritto, non è neanche per loro questo sarebbe giusto. Capite? E quindi
Il problema numero uno non è trovare una soluzione, perché le soluzioni ci sono, è rendere reale a queste persone che si può cambiare la vita e migliorarla, ma con poco, non ci vuole molto. E io non è che ve lo dico perché, che poi mi scaldo, mi piace. Siccome il tempo scorre, sì, ti dici prima a scappare, io sarei curioso di sapere cosa fa questa macchina. Ok, questa macchina produce energia elettrica a costo zero. Una volta acquistata, esatto, produce energia elettrica. Questo tipo di dimensione sviluppa 20 kW. Con 20 kW questa in casa ti fa funzionare il riscaldamento, l'acqua calda e la cucina, senza pagare niente. Come fa? Non si può, è impossibile. Infatti io non rispondo a questa domanda, se non che presentare il prodotto che funziona, non si risponde da sé. Perché non pensiate che tutte le leggi fisiche che vengono combinate siano vere. Da dove viene? Siete proprio degli illusi, eh? Da dove viene? Allora, come spiegavo prima, sono un gioco magnetico molto ben orchestrato, che fa sì che questo rotore, là ci sono altri pezzi se voglio vedere la macchina quasi finita, possa imprimere un movimento. E se non stai attento, il movimento andrà addirittura a velocità così folli che si autodistruggerà. E quindi lo devi frenare. C'è un dispositivo per rendere questa cosa. Scusi, in questo momento la macchina non funziona. No, non funziona. Quelle cose. Ora, qui di che si parla? Non è che non funziona, non è finita, è diverso. Ma e allora? La macchina non è inventata. Sì. No, attenzione. Sta spiegando una teoria, il principio. No, aspetta. No, il principio non sono lì. Allora, per me va bene che tu ci credo, non ci credo io. A me questo non interessa, no? Non c'è nessuno che ascolta niente. Aspetta. Questo, cioè, le contestazioni, il fatto che uno creda o non creda, a me questo non interessa. Perché sono andato ben oltre a queste cose. Io ho un codice mio che è quello che se una cosa è vera per me la devi portare a termine e far vedere alle persone che funziona. Ma se tu prosegui per questa strada, ma tu non puoi immaginare quante persone mi hanno deriso, mi hanno scoraggiato, e vabbè, puoi immaginare, no? Ma la sfida non deve essere dal punto di vista ma tu cosa pensi di fare, dovrebbe essere invece come ha dimostrato la persona, perché tra l'altro è una cosa, apro una parentesi, voi con la vostra mente potete causare e cambiare le leggi fisiche di questo universo. La vostra coscienza può fare questo, però vi tengono ignoranti su questa cosa, così voi andate in accordo su questa cosa e l'accordo di gruppo fa la folla, la re. Bravi. Allora, Cristo, che so io, Galileo, ma ce ne sono stati tantissimi, Mosè, il più in gamba di tutti e più furbo per me è stato, Buddha. Anche lui sicuramente è un grande uomo. No, ma 500 anni fa è vissuto. Leonardo da Vinci è stato una persona che ha dimostrato che la coscienza umana può valutare e modificare l'universo fisico. In che modo? Spiritualmente. È molto difficile, perché fondamentalmente se voi siete continuamente in comunicazione con dati falsi, andate in accordo con questi dati falsi e diventate quello per cui voi pensate sia vero, che non è vero. Sembra complicato, giusto? Però io ho superato questa cosa e ho detto: la dico, non la dico? Starei uno stupido se non la dico, perché qualcuno deve pure avere il coraggio di cominciare a dire le cose come stanno. Ci sono anche dei bellissimi documentari su internet di Greg Braden, di William David Wilco. Provate a vedere cosa dicono queste persone qua, sono veramente incredibili. E poi, apro una parentesi, io stesso, questo è il coraggio che riesco a trovare, altrimenti non ce l'avrei fatta, sono stato investito in un fenomeno che mi ha veramente meravigliato. Ho detto, ma caspita, ma se io posso fare una cosa del genere, perché gli altri non lo possono fare? Sapete perché non la potete fare? Perché pensate che non siete in grado di farlo. Quale sarebbe questo fenomeno? Non si può parlare? No. C'è un limite a tutto, no? Perché è tosto, è molto forte. Ecco, comunque parlando di Leonardo. C'è il treno che parte.
macchina. No. Diciamo così che sono fenomeni che. Diciamo così che sono fenomeni che non è importante che mi crediate o meno, è importante che la persona sia onesta con se stesso e possa comunicare ciò che lui ha osservato, indipendentemente da quello che ha osservato. Può darsi che non c'è bisogno che ti crediamo, che già lo sappiamo anche noi. Non bravo. Credere che tutti qua siano tutti a un certo livello, ci sono anche altri livelli. Bravissimo, ma io percepisco le vibrazioni delle persone. Qui c'è una persona, che è molto negativa, non sei. Non ha importanza. Non la indico neanche. Nella negatività c'è crescita dappertutto. L'universo è una crescita continua. Beh, io più potrei conquistarti. Attenzione, è sempre in crescita. Anche il più regretto è in crescita. Guarda. Arriva anche lui. Io però non ho mai visto assoluti in questo caso. No, non ci sono assoluti, non ci possono essere assoluti. Benissimo, quindi non. Siamo un insieme. Sono pochi, però ci sono parecchi che ti martellano. Comunque, chiudiamo la parentesi, perché sennò divaghiamo. Allora, torniamo al motore. Quindi, in questo momento qua, il mio livello di costruzione. Manca solo delle scodelle di bismuto di grafite e i magneti, perché costa la ricerca, ragazzi, costa. Qualcuno mi ha dato una mano. Io ho promesso che entro la fine dell'anno finisco questo motore e lo farò girare. Costi quel che costi, preferirei morire piuttosto che fallire, capite? Quindi potete immaginare l'intenzione che ho io alle spalle per poter veramente produrre qualcosa che potrebbe dare, come posso dire, una grande mano all'umanità, perché l'umanità ha bisogno di energia, ma non l'energia che prendi la cosa, la bruci e poi se no siamo appunto da capo. Qualcosa di nuovo, perché si può fare qualcosa di nuovo. Io sono l'ultimo entrato, io sono stato un disegnatore meccanico, ho fatto dei progetti, ma se qualcuno parlava come io parlo adesso, a quei tempi non ero maturo di accettare la sfida, ma adesso sono maturo, perché a me è successo qualcosa che mi ha dimostrato che veramente si stanno veramente prendendo per i fondelli. Però io ancora ne so quanto prima. Allora fatemi qualche domanda, dai, così poi ci. Allora, esiste un prototipo più piccolino? Come? Esiste un altro prototipo che dimostra la realizzabilità di questa cosa? No, io ho fatto questo. Però quello ancora non funziona. No, allora ti correggo. Allora, non è che non funziona. Io? Posso rispondere io? Prego. Allora, il dimensionamento innanzitutto porta dei limiti, cioè il fatto che sia piccolo non significa che abbia un risultato piccolo, il fatto che sia piccolo può darsi che abbia un risultato nullo. La dimensione, cioè il modello nelle scienze, sì, grosso modo funziona, però non sempre, c'ha i suoi limiti. Guarda, fisicamente. Grazie. Vorrei aggiungere anche che Perendev utilizza in una maniera che non è purtroppo nemmeno chiara neanche a me la repulsione magnetica. Non te lo dici? Nei suoi progetti e brevetti non ti dice, lascia omesso alcune cose. Sì, comunque dovrebbe utilizzare. Dovrebbe evitare i punti morti, per cui alla fine l'azione frenante è molto ridotta rispetto a quella motrice che fa girare il motore. Ho capito, ti rispondo per me. Io ho optato, diciamo così, a queste dimensioni perché volevo ottenere subito potenza, non un modellino che mi avrebbe rubato tempo e soldi per buttarlo via. Ho detto, siccome io voglio fare qualcosa, non è che vado lì tento, no, io sono partito proprio dal punto di vista di ottenere un prodotto e sono partito con una cosa già pronta per essere usata, non che dopo devo disfare tutto per vedere se funzionava o meno. Allora, un'altra domanda, okay. Ma in una qualche altra parte del mondo esiste una macchina così già funzionante? Certo, certo. Quindi esiste già? Sì, il creatore si chiama Perendev. No, Mike Brady. Sì, esatto, Perendev è giusto, il nome. Perendev significa proprio. Sì. La foto non l'hai vista prima, che girava. Era un motore magnetico? Sì, è stato creato. Era una foto che girava prima, un motore magnetico. Quali sono le cose che Perendev non dice? Scusa, finisco con lui. Abbiamo fatto vedere un pezzo di filmato di una moto
dove in Giappone hanno applicato un motore magnetico. Sì, ma come ti chiami? Bisogna essere attenti. Scusa? Il motore Cesare? Sì, ok. Si può significare tutto o niente. Anche ascolta, Cesare, ma cosa ti importa se c'è o non c'è? Allora, mettiti qua, tu qua e tu qua. Ok. Io, se voi siete tre magneti, cercate di fare un esempio, dovrei riuscirci, spero, perché non l'ho mai fatto. Io, allora, io arrivo, giusto? Come arrivo, ammesso che ci sia qualcosa che mi ha fatto arrivare, no? Tu mi spingi, però quando arrivo di qua, mi tiri, ok? Quindi, con questa mi spingi e con questa mi prendo. Bene. Però a questo punto c'è lei, ok? Che mi tira, bene? Ora, esatto, dai, tira, tac, prendi con l'altra mano, esatto, capite cosa succede? Questo è possibile solo con la scodella di bismuto, altrimenti non funziona tanto bene. Allora, non dicevo questo, però io parlavo della coppia, la maniera che si trova qui, si trova rispondente, diciamo, allo statore. No, rispondi dall'altra parte, che sì, questo. Ah no, no, non è importante, no, quello. Non è importante. L'importante è quel gioco qua, che si tiene questo mondo. Questo non c'è una riga. Vedete che sono sfasati questi. Sì, sì, quello fa. Ognuno porta l'altro, sì. Il cavo e lo vince. Esatto. Questo è più o meno il gioco. Che poi, ammettiamo anche che non funzioni. Non hai anche il diritto di provare a cercare di risolvere dei problemi così gravi. Il pianeta sta andando. Perché che diceva prima doveva farsi fottere? Non è che manca molto. Pensate che i politici vogliono fare qualcosa, ma ve lo sognate. I politici sono lì per fare esattamente l'opposto. Bisogna conoscere anche che cosa sta succedendo veramente. E allora, bypass, lo facciamo noi. Perché lei ha scelto di andare? Ah, tanto è il caso. No, non ce la faccio. Non ce la faccio perché so benissimo che una notizia positiva può dare speranza a chiunque. Può essere religiosa, può essere scientifica, può essere che la, che ne so, che uno ha trovato 1.000 euro in. Vabbè, Luigi dì che anche ha bisogno di. Allora, piuttosto che nessuna notizia. C'è un ragazzo, lui che ha detto che magari 100 euro disposto a darne anche. Vabbè, piuttosto che nessuna notizia. Si parlano sul foglio, scrivono i cognomi. Di nessun genere preferisco dare una notizia bella a cui sono arrivato. Perché io non so degli storici per continuare le ricerche. Sì, beh certo, però vabbè. Non, io non sto solo facendo questo, io sto facendo altri progetti. Sto facendo le celle di Gio, che sono celle ostiche, stanno andando anche lentamente. Ho poi fatto anche delle gabine organiche che stanno funzionando perfettamente. Ho fatto delle come si chiamano? Degli impianti eolici Savo News, non a Pala, che fanno un casino dalla miseria, ma sono eleganti, girano, sembrano delle ballerine, no? E sviluppano un chilo a due chilo e stanno funzionando benissimo, non ci sono problemi. L'unica merata che dove sono io c'è poco vento e quindi, ma qua andrebbero benissimo. Ma scusa, a che servono quelle se ci sta questo che da sé? È lo spirito. Cerco cosa devo fare, questo funziona, questo non funziona, dentro. Siccome io ho una certa età, però non so per quale motivo sento un grande entusiasmo, ma è dovuto al mio background passato, perché io non sono una persona che ha vissuto solo questa vita, ha voglia. Sapete quante vite avete vissuto tutti quanti e non me lo ricordate? Lo ricordate? No, mi piace entusiasmo, così piccolo, piccolo, faccio una piccola incursione. Entusiasmo, una parola che si ripete lo so spesso, questo sì. Mi infuriosisce. Entusiasmo viene da Teos, significa in Dio. Sì. Quindi quando siamo per entusiasmo siamo nella gioia, siamo insieme. Sì, sì, viene dal greco, significa en dentro, e teo en Dio, teo. Che è Dio, è Dio dentro, capisci? Quindi vuol dire che sei combinato. A quando? Sì. A quando? Beh, aspetta, fa rispondere lui, poi arrivo a capire. Dimmi. Io gradirei a questo punto, se tu con due parole mi dici da capo e mi fai capire a livello teorico, non voglio vedere una macchina che funziona. Sì. Perché io mi impossessi però del meccanismo teorico. Va bene. Per il quale la macchina potrebbe funzionare. Dall'inizio. Ma molto semplice, molto semplice.
cioè un dispositivo capace di produrre energia elettrica, no? Con una ruota e una semiruota che avvicinandola o allontanandola può accelerare o diminuire. Dove questo sta? E beh, sul di là è tanto per cui pensa, sì, è vero. Sì, lo statore, no? Lo statore, bravo. Questo è il rotore, lo statore. Si mette a girare e ci puoi attaccare un generatore da 5, 10, 20, 100, 200, quello che vuoi. Siamo una colonia. Senti, ci dici di quanto... Aspetta, va bene per te? Abbiamo perso la seconda. Ok, dici. 10 gradi di sfasamento dei... 35 gradi. 35 gradi il... inclinazione, sì. E invece lo sfasamento tra l'uno e l'altro? Saranno circa 20-25 gradi. L'hai provati? Devo provare, infatti io ho costruito questo facendo il disco centrale calettato direttamente sull'asse affinché il motore poi possa veramente girare, no? E questi li lascio liberi attraverso questi bulloni di provare un'angolazione più consona. Sì, sì, quando tutto è sistemato chiudo, così il movimento non viene disperso ma tutto tira. Certo. Perché ho fatto il progettista per 7 anni, quindi non potevo fare la macchina senza condizioni di campo, altrimenti sarei partito male. Bene, altre domande? Io spero di avermi entusiasmato un po' perché mi piace questo. Un video non ci hai portato per farci vedere? Eh? Un video per farci vedere il funzionamento del pendolo normale. Un video. Se sei rendendo normale. Aspetta, in modo che qualcuno mi ce l'ho. Sì, io lo so, ho visto, ma c'è qualcuno che magari non ha visto. Beh, c'è di computer? No, ce l'ho, ce l'ho mai. No, non lo so, sono ma se c'era un video per far vedere un parente normale, magari qualcuno l'ha visto. Se non ce l'ho perché se c'è sì è in vendita ma non si può vendere, è in vendita sì, sì. No, lo affittano ma... o affittano ma non si può in Europa, non si può perché se può un attimo si può acquistare sull'Africa, in Germania, in alcuni punti in Svizzera e in Australia. Un attimo, ma io sapevo che la Perenberg è stata chiusa. Sì, no, questo in galera. Ma allora, non si può dire che si può acquistare, si poteva acquistare. No, ma non è mai stato disponibile, tu non puoi avere fisicamente. Uno ah, sì, è vero, scusa, a noleggiare, noleggiare, forse questo era il termine più preciso. Però non si può neanche più noleggiare dal momento che, come ho detto, la Perenberg è stata chiusa e dietro una vicenda giudiziaria piuttosto losca, il Brady messo in carcere. Lasciamo stare. Quello è l'unico indizio che indica che faceva veramente paura. Comunque. Sì, ma se ce l'hai in internet. Sì, infatti sto parlando. Sì, allora io sono stato anche da... Sì, allora io sono stato anche da una ditta che usa la grafite. E un suo operaio me ne ha portato fuori un po', ho provato a lavorarla, ma era distrutta, era inservibile, quindi ho bisogno di grafite pirolitica vergine, cioè che è stata adattata a fuoco, nel greco piro il fuoco. Le dimensioni di è circa un metro per mezzo a un metro. No. Se ce l'hai, guarda, ma ti rendi conto, io dove mi sono fermato sul materiale che non riesco a trovare. Non è l'unico in difficoltà, io ho il telefono,
se vuoi darmi una mano, guarda, perché io entro l'anno voglio finire tutto. Ma sullo statore c'è il numero, lo stesso numero di magneti? Ce n'è uno ogni 10 gradi o 20, quindi se è piccolo grado. Allora è un cilindro o un pieno che deve essere 35 mm di diametro e dentro 20. Dentro 20 più 6 metri. O pieno. Sì, no, ho bisogno di un campo di 35. Però adesso non è importante. Domande, ecco, così adesso puoi farti. Aspettate un attimo che finisco qualche domanda, poi lascerò Franco. A quelle velocità di una il sistema è termilanciato, cioè sì. Regge anche le velocità. Sì, assolutamente. Oh, non fate influenzare dal fatto che i magneti fanno male. I magneti fanno male. E ne abbiamo dappertutto, nei box delle casse acustiche, nelle chiavi, l'universo è pieno di questo discorso qua, quindi non fatevi influenzare da questo che non è vero. No, non è vero per i magneti permanenti, nel senso che il magnetismo fa male nell'ambito di una frequenza, allora certo. Lì il discorso cambia. Però un magnete permanente, a meno che uno non abbia proprio uno stimolatore cardiaco implantato, allora okay. Un altro discorso, però qui non stiamo parlando. Grazie per la differenziazione della definizione. Domande? La richiesta di prima di spiegazione teorica, eccetera. Sì, lui è soddisfatto, mi ha detto che va bene. È contento della spiegazione che ti ho dato. Tu hai altre domande? Non conosco il principio, a me mi conoscete il principio del funzionamento della macchina. Allora, tre volontari. No, diverso. Allora, lei è la ruota, giusto? E gira. Lui è lo statore e io sono lo statore. Quando noi ci avviciniamo, lei comincia a girare, più ci avviciniamo e più gira. Se ci avviciniamo così tanto possiamo mandare in fuga il disco e procurare dei guai seri, come hanno detto alcuni scienziati circa 18 anni fa. Io ho assistito alla conferenza. Chi fornisce energia al sistema? Magneti. Ma l'energia, esisterebbe un principio che dice non si crea, no? Beh, allora va bene, però che conto sono i fatti? No, ma lui dice che devi dare una prima rotazione. Non è detto, non è detto. Anche perché se tu dai un'ottima rotazione, no? Che inneschi e dai un bel peso a questo affare qua, non lo fermi più. Perché se questo è leggero, quando il primo magnete arriva che imbriglia, se lui è pesante non ce la fa a fermarlo, fa passare la fase successiva, no? Fa effetto volante, non so se capisci. E allora come si frena? Allontanando. Come si frena? Allontanando i. Allontanando il statore. Lei gira, tu hai gli stati. Si ferma. Brady ha messo, siccome la potenza di chiusura è elevata perché i magneti spingono, ha messo addirittura un cilindro idraulico. Io infatti questo movimento qua non l'ho fatto con cilindro idraulico perché sarebbe costato tanto, e ho fatto con dei bracci meccanici e una leva affinché venissero giù lentamente e forzassero almeno 1000 kg per ogni braccio. Lento, molto lento. Vedi, se è sotto carico, vabbè, se tu lo lasci andare gira anche per 10 minuti. Ok? Domande? Quanto? Ma io penso che il prototipo costa 8.000 euro, un auto costruito si può fare a meno di metà ora. 8.000? No, io quello che te manca. Ah, non lo so. Scusa. I magneti costano 1.500 euro più IVA.
mi sbuto, non lo so, spero che lui mi dia una mano, perché è una cosa incredibile, ma ti rendi conto, io per uno scodellino di grafite pirulitica mi sbuto, sono fermo sul progetto del fantasma. No, non accetto. Va bene, domande? Vi è interessato? Si chiama lei? Io? Luigi. Sprezzico. Ce l'ho in macchina, comunque sono due lettere della lettera greca, teta che significa spirito, è scritto T-H-E-T-A, quindi teta, poi phi che è il termine greco per dire universo fisico, P-H-I, quindi teta, phi, teta, chiocciola gmail.com, potete scrivermi e io vi rispondo. Teta, phi. THETA, sono le due lettere dell'alfabeto greco che significa lo spirito con l'universo fisico crea vita, lo spirito immortale, l'universo fisico viene usato dallo spirito per condurre una vita e ottenere risultati, la materia se ne va e lui se ne trova un'altra. Adesso ho capito che però va bene, anche perché i due simboli sono un cerchio dove teta ha una linea in mezzo e phi ha una linea in mezzo però orizzontale e uniti significa centro. Ma non puoi essere giunto, no? Sì, ma inizio così che faccio, non l'avevo scritto più di te. Sono due laureati in filosofia. O in greco. Studiato anche quella. D'altra parte le nozioni vengono da lì, perché se tu guardi l'universo fisico non guardi da nessuna parte. A me fanno ridere alcuni scienziati perché vogliono capire con il giro degli anelli di Ginevra che cosa fa, non riusciranno mai a confidare in niente, scusate, perché sono come un sommergibile d'acqua, loro vengono su, dicono guarda che progressi facciamo, poi a tutto punto arrivano al livello dell'acqua e adesso cosa fanno? Hanno tutta una struttura che non serve a niente, bisogna cambiare tutto perché adesso servono le ali e non lo vedono perché sono nell'acqua. Non so che sia tipo cazzato. È una cosa assurda. Miliardi e miliardi di euro, cosa costerà una macchina del genere? Da quanti anni è che ci prendono in giro? Ma pazzesco! Pazzesco! Eh? Ah! No, comunque io entro alla fine dell'anno, questa è una promessa che ho fatto me stesso, ve la faccio anche voi. Voglio che questa macchina qua deve girare, ho bisogno di aiuto. Da solo non ce la faccio più. Perché ho fatto tutto da solo, che studente nessuno. Supporto è legno. Rimane legno. No, rimane, ci vuole il testo. Quando ho fatto fare il preventivo mi sono seduto col cardiopalmo. Tanto vai avanti con legno, poi. Sì. Devo fare con legno. Che tipo di legno? Il multistrato. Sì. Che me l'ha regalato mio fratello, sapete come è successo? È una cosa incredibile. Va bene, dai. Grazie Luigi Zellina. Siete persone meravigliose, veramente. Tu anche con la negativa. Anche con la negativa. Anche con la negativa.